viventi ha soprannomi lei? Come? Ha soprannomi lei? Non, signore. Ha mai sentito parlare del malpassato? Ho sentito parlare per cronica. Per? Per via di cronica. E ci può dire che cosa... La stampa. Che cosa ha sentito esattamente? Che cosa ha sentito? Ne ha sentito parlare per via di cronaca, cosa ha sentito? Ho sentito quello che hanno sentito tutti. E cioè? E cioè, che ero latitante, che ero il malpassato, questo. Ma io ero latitante per una tantata estussione, esattamente. Quando è che ha iniziato la sua latitanza? Io non ho commesso un reato che ho scritto malpassato, non l'ho commesso questo. È stata la stampa che ha grandito questo nome. Ma la stampa si riferiva a lei? Ma penso che si riferiva a me. Io sono di Belpasso. Mi dica una cosa, quando è che è iniziata questa sua latitanza? 10 anni fa, nell'83. Nell'83? Sì, signore. Per quale motivo si è data la latitanza? Per estussioni. E cioè, ci vuole dire? Una tantata estussioni. Dico, ma perché si è data la latitanza, ha deciso? Perché sono stato condannato e... Mi dica una cosa, lei cosa ha fatto per vivere in tutti questi anni? Io ho fatto il contadino. Dove l'ha fatto il contadino? In campagna. Si vede il modo in cui mi avete arrestato. E come guadagnava i soldi? Chi la pagava? Ho guadagnato un po' di soldi per sopravvivere, perché faccio il contadino e ho comprato olive, ho comprato fiori d'India e così, insomma, ho tirato avanti. Mi dica una cosa. Risulta dagli atti di questo fascicolo, anche questo procedimento, che lei, quando è stato trovato, aveva una pistola. Che ne faceva? La pistola la tenevo, certo, per le forze dell'ordine non la tenevo. Ero in campagna e la tenevo per la mia vita, insomma, perché si presentano tante cose in campagna. Risulta sempre agli atti di questo fascicolo che aveva una ricetrasmittente. Che ne faceva? Sì, questo l'avevo per ascoltare le forze dell'ordine. Sì, insomma, erano vicini a me e cercavo di nascondere. Questa è la verità. Però non avevo altra apparecchiatura per trasmettere, come si dice, che io avevo 300 uomini, come ha detto il dottore Ferrara. Se avevo 300 uomini, magari che erano 10, mi tenevo una cura, era difficile la mia cattura. Mi hanno arrestato dentro un dompino, dentro una fogna chiamata, un topaio, insieme a un poveretto lavoratore. Questo si vede, mal vestito e malandato. Corregato con una copetta e una branda suicida. Questa era la mia latitanza. Lei però aveva anche, sempre risulta dagli atti, parecchi gioielli quando è stato trovato. Come se l'è comprato? Questo era tutto il mio tesoro che io avevo, perché mi avevano regalato tutti i miei nepoti, i miei figli. Ma in che epoca? I miei ceneri. In che epoca? Nell'epoca che... L'anello? E l'anello, 10 anni fa, 8 anni, 7 anni, certo non posso precisare. Vabbè, un anello particolare che lei teneva... Ma non è particolare, quelle sono piccole scattine, che costano 50.000 lire all'uno, non è particolare. Lo può vedere pure uno pratico. Mi dica una cosa, e questo quando l'ha comprato, questo anello? Se l'ha comprato? Gli hanno comprato o gli hanno regalato? Me l'hanno regalato alla mia famiglia all'occasione, per dire che faccio l'anno, faccio il nome, questo. E ricorda l'epoca più o meno in non cui... Non mi ricordo. E in memoria non sono un po' fermo, perché sono stato ammalato 10 anni in dei manicomi, faccio, quindi non mi posso ricordare con precisione. E mi dica una cosa, il Rolex d'oro? Rolex, se lo potete fare controllare bene, è fasullo, è napoletano. Di quelle che vendono a Napoli. In che epoca l'ha comprato? Ma l'ho comprato quando ero libero. Cioè? Quando ero libero, che non avevo precedenti. Se lo ricordo dove l'ha comprato? A Fera. Quindi negli anni 82, prima dell'83 sostanzialmente. Prima di essere latitante. Era per fare figura, l'ho comprato all'epoca, però lo potete guardare bene, perché si vede un Rolex originale con quello giusto. E il leone e la collana con il leone di Belpasso? Come? E la collana con il leone di Belpasso? Il leone, io ho il segno zodiacale che sono del leone.
e sono innamorato di questo e me l'ho fatto fare serio la mia famiglia. E questo in che epoca se l'è fatto fare? Ma sarà 8 anni fa, 9 anni fa, così, in questa epoca. Mi dica una cosa, lei quanti figli c'ha? 5. Ci può dire i nomi? Mariella, Rita, Lucia, Nino e Sabuccio. Ha generi lei? Certo. Ci può dire come si chiamano? Uno si chiama Pippo. Pippo come? Grazioso. Uno si chiama Piero. Piero come? Puglisi. Poi? Botta Natale. Questi sono i miei generi. Da quanto tempo è che non li vede i suoi generi? Ma assai che non li vedo. Cioè, assai quanto? Mio genero Pippo aveva qualche 8 anni, 7 anni, insomma, così. Poi il Lazio non l'ho visto completamente, perché si sono sposati, che insomma, ho evitato di incontrarsi con me. E i suoi figli, prima di vederli qua, da quanto tempo è che non li vedeva? I miei figli? Sì. Salvuccio e Nino. Completamente, non l'ho visto. Non li ha visti mai? Non l'ho visto, perché sono là da tanto e non l'ho visto. Mi dica una cosa, lei ha mai conosciuto Samperi Severino Claudio? Sì, signora. In che epoca l'ha conosciuto? Ce lo dico io. Nell'82 questo Samperi e il suo cognato, Cangagnolo, a Lettana Bari vendevano frutta e verdura. Io avevo una motoretta, passavo di là ogni mattina, una mattina sì, una mattina no, compravo un po' di verdura, un po' di frutta e abbiamo preso un'amicizia. Così reciproca, senza interesse. Un bel giorno mi ha presentato questo suo cognato, era un giovanettino elegantino. Gran Cagnolo l'ha presentato, sì, a Claudio Samperi. Questo dice il mio cognato, mi fa piacere. Siccome questo Gran Cagnolo era stato in galera, sa come si è, quello della galera, siamo come commercianti, e niente c'è. O si è stato in galera, io magari, e va bene, e allora ci salutiamo. Un bel giorno dice, ci voglio presentare la mia famiglia, Cangagnolo. Mi fa piacere, perché stavamo vicino, dove abitavo io, dove vendeva la frutta, lui era vicino, 300 metri, 400 metri. E allora così ha portato sua moglie a casa mia. Chi, Cangagnolo? Cangagnolo, solo Cangagnolo, ha portato sua moglie a casa mia. Dopo un paio di mesi, 3 mesi, 4 mesi, non ricordo con precisione, fra i due femmini hanno preso un po' di confidenza e allora la moglie dice, voglio essere, se posso ricevere l'onore di essere battezzata di sua moglie, cioè di mia moglie. La moglie di chi, chiedo scusa? Di Costo, di Cangagnolo. Sa se c'ha soprannomi, Gran Cagnolo? Sì, Sucasano lo chiamo. Io manco sapevo, io chiamava Sucasano. E dice, voglio essere battezzata, mi fa piacere. E allora in questo tempo io sono caduto là di tanti e sempre mia moglie ha battezzato, cioè ha cresimato a sua moglie, non più e non meno. Poi io con mia moglie mi ho visto, ci ho detto, cosa fanno qua tua figlioccia? Dice, sai, frutta non ne vendono più, dice, fa commerciante di cavalli, curri, fa, dice, mi fa piacere. Non più e non meno, non ci siamo visti completamente più. A Claudio Samperi quando è l'ultima volta che l'ha visto allora? All'Etna Bar? Io l'ho visto all'Etna Bar. E poi, quindi in che anno? No, non l'ho visto più. Non l'ho visto. Dico una cosa, Samperi dice di lei che è uomo d'onore. Lui dice che sono un uomo d'onore, ci sono. Perché io sono stato sempre preciso a pagare le debiti e avere l'onorità della mia famiglia. Altri tipi di uomo d'onore io non ne conosco. Santa Paola Benedetto l'ha mai conosciuto? Mai, nemmeno la sua voce conosco, non l'ho visto mai. Ne ha sentito parlare? Sentire parlare, sì. Comunica, riviste, ho visto parlare. Samperi, quando è stato sentito in questo procedimento, ha parlato di un episodio particolare che sarebbe avvenuto nell'84, dicendo che c'è stato un incontro fra lei, Santa Paola, era presente anche Claudio Samperi, c'era Francesco Mangiano e suo genero Piero Puglisi, e che in quell'occasione siete stati battezzati sia lei che compadrino Francesco Mangiano, che lui, 40 anni fa,
battezzato in chiesa 40 anni fa. Qualche 40 anni fa fu battezzato. Mi dico una cosa, Di Mauro Giovanni l'ha mai conosciuto? Mai. Anche Di Mauro Giovanni. Non so parlare che è un pentito, che è nel processo, che è pentito, ma non so mai. Quando l'ha saputo che è nel processo ed era pentito? Ora, me l'ha detto Ferrara. Ah. Il dottor Ferrara. Il dottor Ferrara. E anche di San Pere, di questo me ne ha parlato lui. Navarri Antonino lo conosce? Come? Navarri Antonino. Sì, signora. Quando l'ha conosciuto? L'ho conosciuto sempre quando ero libero, che lui vendeva formaggio, vendeva ricorta, e abbiamo preso sempre un'amicizia che poi sua mamma, come infatti, ha crismato, ha fatto la chiesa, ma mio figlio Sabuccio. La mamma, quindi ci dobbiamo conoscere per forza. Da quanto tempo è che non vede la madre di Navarria? La mamma? Ma sempre a un pezzo di 9 anni, così. Quasi nel tempo che io ero là di tanti, e poi in quei tempi ci siamo visti. Poi ho evitato di incontrare. Come si chiama la madre di Navarria? Grazia si chiama. Navarria dice che sua madre, cioè la madre di Navarria, ha parlato con lei ultimamente, soprattutto per cercare di fargli cambiare idea circa il suo pentimento. Ma assolutamente no. I pentiti non so quello che vogliono dire, dove si vogliono aggrappare, quello che vogliono fare, io non lo so, non lo capisco. Ma assolutamente no. Metterai le mani sul fuoco, che io non ho parlato di questo. Squillaci Giuseppe lo conosce? Non, signore, l'ho conosciuto qua, l'ho visto qua. Di tale Martiddina non ha mai sentito parlare? Al completo. Santo Nocito Orazio lo conosce? Assolutamente, l'ho visto qua, l'ho conosciuto qua, perché non li so chiamare. Santo Nocito Giuseppe lo conosce? Assolutamente. Mario Grazioso lo conosce? Sì. È amico di suo figlio Nino? No, è fratello di mio genero. Da quanto tempo lo conosce? Lo conosco, sempre nella libertà, quando erano liberi, insomma. Mi dico una cosa, il suo genero chi? Pippo? Pippo Grazioso. Quando si è sposato suo genero con sua figlia? La data non ce la so dire, ci ho detto che di memoria non sono tanto fermo, non è che io possa ricordare, ma penso che avevo qualche 20 anni, sopra giù. Botta Natale? Sì, è il mio genero. Botta Natale quando è che l'ha visto l'ultima volta? Ma Botta Natale non l'ho visto completamente, si è sposato con mia figlia. Quando si è sposata sua figlia? Ma penso qualche 5 anni fa. E questo come mai se lo ricorda? Se lo ricorda questa data? Ma non mi ricordo la data precisa, penso qualche 5 anni fa, certo mia figlia è. Mia moglie dice, sai, si sta sposando con questo tizio così così. Ricciardello Alfio? Perché poi la mamma di questo Botta, a me mi viene cugina. Si chiama Polverendi. Quindi non l'ha mai visto? Lei a Botta Natale non l'ha mai visto? No, non l'ho visto. Licciardello Alfio lo conosce? Sì. Come lo conosce, da quanto tempo? Lo conosco perché io avevo un pezzettino di terreno che lì faceva l'imodo con un brandoio, che lui aveva un brandoio, questo che macina la pietra. Alfio? Sì. Licciardello Alfio. Io l'ho visto, sai, è un lemetante. Buongiorno, buonasera e basta, questo, tutto qua. E i suoi fratelli, Maurizio, Antonino, Salvatore? Completamente, non le conosco, l'ho inteso chiamare qua, ma non le conosco, non ho avuto mai... L'ultima volta che ha visto Alfio Licciardello quando è stato? Ma sempre l'ho visto quando io andavo nel terreno che ero libero, che non avevo niente a che fare, la di tanto non l'ho visto. Mi dica una cosa, lei c'ha fratelli? Certo. Quanti ne ha? 2. Sorelle? 1. Ci può dire i nomi dei suoi fratelli e delle sue sorelle? Orazio e Angelo. E sua sorella come si chiama? Giovanna. Giovanna. Mi dico una cosa, Orazio e Angelo, prima di averli qua, li ha visti? Mai l'ho visto. Sono i miei fratelli, ma non ho tanta...
diciamo, non ho tanta amicizia. Va. L'ultima volta che li ha visti i suoi fratelli quando è stato? Niente, forse prima, deve parlare nell'80 forse. Nell'80? Perché non abbiamo nessuna frequenza, i miei fratelli. Mi dico una cosa, Squillaci Giuseppe lo conosce? Signore, l'ha detto poco fa e l'ho ripetuto. Che no, me l'ero dimenticato, che gliel'avevo chiesto. Ranesi Girolamo lo conosce? Sì. Da quanto tempo? È mio nipote, lo conosco solo, so che è mio nipote. Da mi quanto tempo? Che questo Girolamo, io ora l'ho visto qua, perché non l'ho visto mai. Mai visto Ranesi? Mai. Girolamo. Mai. Se doveva sposare questa nipote... Gambuzza Marcello l'ha mai visto? Lo conosce? Assolutamente. Tutto il nome che l'ho visto qua, l'ho preso qua. Mi dica una cosa, lei quanto guadagnava mensilmente, se dovesse fare una media? Sa, non è mensilmente. Nell'ultimo periodo? Ecco, quanto guadagnava? Non è mensilmente, è la campagna che si fa. Si comprano delle fiche d'India, si comprano le lepre, e poi quando viene la campagna, se viene buona, si guadagna qualche cosa in più. Se viene scarsa, secondo tempo, secondo i tempi, se viene male, Maluccia guadagna poco. Mettiamo nell'ultimo periodo. Mettiamo sempre qualche milione e mezzo, poi al mese esce durante l'anno. Milione e mezzo, milione e sei, questo. Lei deve ammettere che io soldi non è che posso anticipare soldi, devo anticipare una capara per le fiche d'India. Poi quando viene la raccolta pago al padrone e quello che mi rimangono a me, questo. Non è che si comprano tutti, che si può informare. Va. Mi dico una cosa, lei ha una casa di proprietà? Sì. Dove ce l'ha? In via Poggiolupo. Una casa umida, piena di scaravagli. E chi ci abita? Di vermi. Adesso chi ci abita? Chi ci abita? C'ho questa casa. Dico, ma ci abita qualcheduno? Come? Ci abita qualcheduno? Mia moglie. Dico una cosa, i suoi figli dove stanno invece? Ma i miei figli stavano lì perché ci ho dato l'aria. Piano piano si sono fabbricati questi due appartamenti. Poi se ne sono andati, non lo so dove. Ognuno per sé. Le sue figlie? Se si sono affettate a casa, se l'hanno comprata, non lo so perché non mi sono interessato. Mia moglie ci sta là. Ho finito per il momento, Presidente. Su Provvedente, lei quanti anni ha? 60, le devo fare a luglio. Si considera anziano o vecchio? Lo considero una persona anziana, lo posso dire perché ho 60 anni, ma vecchio veramente, se mi dicono magari mi gelosio, magari mi si diasso, va. Ecco, le voglio dire. Se mi dicono vecchio. In famiglia perché o... Perché non me l'ha detto nessuno mai in famiglia vecchio. Ecco, è capitato che qualcuno parlando di lei, ma... riferendosi a lei, dicesse il vecchio o vecchiaretto? Ma che mai, lei mai. Mi pare quando avevo 75 anni, una volta c'è il vecchiaretto e mi disse uno schiaffo. Mi ha rimproverato pure. Mi sento vergogna che mia mi chiami vecchio, che aveva 75 anni. Senta, lei Pino Razio lo conosce? Pino Razio lo conosco. Come l'ho conosciuto e quando? Lo conosco Pino Razio perché è compare di mio genero prezioso. Si è battezzato una figlia o si è fatto la cresima, con precisione non lo so. Senta, il pubblico ministro le ha già chiesto se conosce Di Mauro Giovanna, lei mi aveva detto che non lo conosce. Completamente. Questo signor Di Mauro ha detto che in un certo periodo di tempo, non si è ben capito, 84-85, a nome di Pino Razio sarebbe venuto a casa sua per presentarsi, per fare la sua conoscenza, perché aveva il desiderio di conoscerla. Assolutamente no. Poi nell'85 ero la tetana, pure. Senta, lei sa che suo fratello Angelo si occupava di costruzione? Sì, di costruzioni. Lei andesse a dire sempre, andesse a dire magari parlando fra un ragazzo che è un po' un brugionetto.
Senta, lei si faceva l'ufficio del ferro, del cemento, queste cose, per questo sì, e per questo noi altri non ci siamo tanti avuto avvicinamento, perché il cemento io ci provava quando ci poteva provare, insomma aveva questi piccoli difetti. Senta, lei è mai stato interessato nelle costruzioni che andava realizzando suo fratello Angelo? Assolutamente mai. Ha mai saputo che suo fratello aveva intrapreso una relazione con una, con la signora Brondo Lidia? Assolutamente no, perché lui sa, e tutti sanno nella mia famiglia, che a me queste cose mi sono poco piacevoli. Quindi loro cercano di nascondere le cose che a me non mi piacciono. Lei non ha mai saputo di completamente, questo. Assolutamente no. Senta, e nemmeno mia moglie, perché se allora me l'avrebbe detto. Senta, lei si è mai occupato di politica? Mai. Lei non c'è nessuno nel paese che può dire mi sono occupato di politica. Senta, lei è stato ricoverato al centro di osservazione di Barcellona Pozzo di Gotto, sì, quanti signore. Anni fa, e con quale risultato? Il risultato è stato questo, che io ero imputato per piccoli furti, anzi era rigettazione, che era una rigettazione che poi mi hanno dato il furto, poi la rigettazione, non meno l'ho seguito questo fatto, di Pesalia Soprana. E allora sono stato in galera, mi veniva qualche crisi confessiva, mi hanno ricoverato e mi hanno fatto totale infermo dopo i fatti. Poi sono ricaduto un'altra volta per un piccolo furto di campagna. Questa è stata, che la stampa ha confiato, per un piccolo furto di campagna, e mi hanno dato 2 anni di prescioglimento, che ero imputato con un'altra persona, un altro compagno, che io lo pigliavo che 18 mesi, io feci 9 mesi di osservazione, che non mi contarono, e 2 anni di prescioglimento. Quindi la Corte mi ha dato 2 anni di prescioglimento. Cioè 2 anni di osservazione in istituto, lei è stato prosciolto dal reato, è stato... Sì, e 9 mesi che non mi sono contati come condanna, perché dice che non contavano l'osservazione manicomiale, perché non mi hanno dato l'articolo che è questo. E poi dopo di questo non mi hanno mandato fuori a casa di Barcellona, mi hanno mandato al manicomio civile di Messina. Dice che ancora ero ammalato, perché mi hanno dato la schizofrenia e il paranoico. Poi mi hanno fatto loro stessi la domanda della pensione e me l'hanno dato. Ho preso 12 milioni nell'84 di rizzati. Poi me l'hanno sospesa perché dovevo fare la visita di controllo che si fa ogni 5 anni, non l'ho potuto eseguire perché ero là da tanti e mi hanno sospeso questa pensione. Io sono stato pure pensionato, poi sono stato pure al manicomio civile di Saragusa. Questo. Io ho finito, Presidente. Certo. Ultima domanda, ha sentito mai parlare di Cosa Nostra? Non, signora. Per giornale, per cose, sento Palermo, America, sa, la televisione si ascolta. Ma la televisione dove se l'ascoltava lei? Come lo ascoltavo? Dove mi ero preso avevo un televisore piccolino a batteria, certo l'hanno sequestrato, ogni tanto lo ascoltavo. Ma lei è stato sempre lì? Dove no, no. E dove è stato? Non lo posso dire, sono stato nelle campagne, ho fatto le agricolture e nello stesso tempo ho compiuto la mia latitanza in questo modo. Dico una la cosa, gente sapeva uno che mi chiamava Sapienza. Tutto qui. Mi dica una cosa, a Barcellona Pozzo di Cotto in che epoca c'è stato? Ci sono stato nel 70 fino al 73. Poi sono uscito, ho fatto un furto e sono ritornato. Le date niente, non me la ricordo. Ma questa se la ricorda però. Va bene, nel 75. Non se lo ricorda quando si è sposato Piero, non se lo ricorda Piero. Completamente, no? Le date non me le ricordo. È inutile di parlare per le date perché. Ho finito, Presidente. Non me la ricordo. Ci sono altri interventi? Il microfono forse è chiuso, avvocato. Sì, e desideravo sapere se il signor Pulvirenti fa dialisi. Non, signore,
Non ho fatto mai diale, sono ammalato di reni perché ho le caccole. Calcoli, poi ho tanti mali, ma però dialisi non ho fatto. Lei non ha avuto più altri disturbi di carattere psichico, di carattere nervoso, perché presumo che per essere dichiarato infermo di mente qualche disturbo... Signor Presidente, le dico una cosa, mi hanno arrestato quel poveretto lavoratore perché propriamente mi teneva a cura, io mi guardava se mi veniva qualche attacco, perché soffro di attacchi convulsivi, non mi vengono forti, però perderò un po' la coscienza quando mi vengono. Durante il periodo... Voi altri mali, voi altri, oltre ad essere magistrati, siete psichiatrici, lo sapete, quello che io posso avere. No, io chiedevo se durante il periodo di latitanza ha avuto di questi disturbi, ha continuato. Sì, l'ho avuto ad avere. Sempre, no, sempre. Sempre, ce l'ho sempre. Sono immutati sempre, sì. Così mi vengono... 20 anni fa... Allo stesso modo ce l'ho. Sono stato pensionato e tutto questo. Ora devo riprendere la pensione di nuovo. Mi fanno la visita, vediamo. Questo. Va bene. Posso andare? Sì. Ci manca sulla pensione.